outside, but she looks like trouble. Her lips so kissable and poisonous. L'attrice francese Emmanuelle Dibben, 60 anni, si è tolta la vita gettandosi nella Senna a Parigi. Era stata una delle prime a denunciare per violenza sessuale Gérard Depardieu. La morte dell'attrice è avvenuta il 7 dicembre, giorno in cui è stato trasmesso dalla TV France 2 il programma Complément d'Enquête, inchiesta sui casi di presunte violenze sessuali commesse dall'attore francese, dal titolo Gérard Depardieu, La Chute de l'Homme. La morte dell'attrice è avvenuta il 7 dicembre, giorno in cui è stato trasmesso dalla TV France 2 il programma Complément d'Enquête, inchiesta sui casi di presunte violenze sessuali commesse dall'attore francese, dal titolo Gérard Depardieu, La Chute de l'Homme. L'attrice ha dichiarato che Depardieu l'ha aggredita sessualmente sul set del film Disco del 2007. L'accusa di Darras viene dopo quella l'attrice Charlotte Arnould che aveva presentato una denuncia nel 2018 accusando l'attore di stupro. L'accusa di Darras viene dopo quella l'attrice Charlotte Arnould che aveva presentato una denuncia nel 2018 accusando l'attore di stupro. Depardieu ha negato tutte le accuse. Nell'intervista andata in onda nel programma Complément d'Enquête Darras racconta come Depardieu l'avrebbe molestata sul set di Disco quando aveva 26 anni e aveva ottenuto un ruolo da comparsa come concorrente di una competizione di ballo. La commedia del regista Fabien Antoniente ha come protagonista Frank Dubos, mentre Depardieu ha avuto solo un ruolo di supporto. Mi guardava come se fossi un pezzo di carne, ha detto Darras di Depardieu in un estratto dell'intervista. Secondo il racconto, l'attore avrebbe notato che la donna indossava un vestito molto attillato come parte del suo costume, e si sarebbe avvicinato a me e poi mi ha passato la mano sui fianchi e sulle natiche. All'epoca, Darras disse di non aver denunciato la star per paura della sua futura carriera. Ero una comparsa. Non avevo nemmeno finito la scuola di teatro. Volevo davvero fare l'attrice e non volevo essere inserita nella lista nera a 26 anni, ha detto a Complément d'Enquête. Almeno 16 donne hanno accusato l'attore dal doppio passaporto francese e russo di violenze sessiste e sessuali. Qualche giorno fa è anche emerso un video del 2018 girato in Corea del Nord per le celebrazioni dei 70 anni del regime di Pyongyang, al fianco dello scrittore e regista francese, Yang Mix. Ritorno, quest'ultimo monta un documentario. Mai visto né trasmesso prima, di cui sempre il programma Complément d'Enquête ha diffuso alcuni imbarazzanti estratti. Nel video la stessa interprete scelta per accompagnare Depardieu in Corea del Nord è oggetto di avance e commenti sessisti.